Arrivato con noi anche il presidente della WISP. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei sa che in questo momento non si giocano soltanto i campionati europei di calcio, ma si giocano anche altri europei, Football Sans Frontières, e si giocano nei campi profughi. Domani, 18 giugno, a Milano ci sarà un match con gli amici e i nostri concorrenti di Radio Popolare, poi a Torino il 19 giugno al mercato del Balloon e poi il 22 giugno a Budapest nel campo profughi di Pilismarot, il 26 a Roma Campo San Lorenzo per chiudere il 30 giugno a Calais, che è forse il più grande campo profughi europeo. Ecco, questa iniziativa patrocinata da Guna, The Small Now Onlus e Altro Pallone Onlus, noi la seguiamo insieme agli europei e ci sembra significativa. Voi che fate moltissimo, presidente Manco. È l'altra parte del calcio, quello che viene meno raccontato, quindi va riconosciuto e vanno ringraziati coloro che come voi mettono, ecco, illuminano spazi di questo tipo. Sentivo prima gli interventi, mi faceva piacere anche molto ascoltare. Focalizzo un passaggio che ha fatto Darwin sul tema popolare, sulla distinzione tra Pelé e Garrincha. Io credo che il centro vero del dibattito della cultura sportiva e della cultura, passatemi il termine, pallonara oggi sia sostanzialmente questo. Faccio un parallelo anche con un'attualità di cronaca pesante che sta vivendo il nostro paese, il femminicidio. Attraverso il calcio, attraverso lo sport in genere, si potrebbe ricostruire l'etica della sconfitta, perché di questo stiamo parlando in quelle situazioni tragiche. Ricostruire attraverso la pratica sportiva, il calcio, l'etica della sconfitta è la logica e l'opportunità inclusiva. Questo fanno questi campionati che vengono reputati minori, quelli che lei ha citato, io aggiungo quelli che organizza la WISP, dai mondiali antirazzisti alla Melting Cup che a Milano abbiamo svolto tra l'altro di recente, o come il calcio camminato, come Matti per il calcio, che è un'opportunità che si offre agli utenti dei centri di salute mentale, attraverso cui un campionato nazionale fa riappropriare il rapporto con lo spogliatoio e con il proprio corpo tra persone che purtroppo vivono l'estraneità quotidiana del proprio corpo dal punto di vista psicofisico, motorio, il rapporto con lo sport e quindi con la società. Ecco Manco, un altro aspetto Manco particolare è quello del vostro impegno nelle carceri, che mi sembra faccia sempre parte di questo modo diverso di raccontare e di praticare. Esattamente, anche in quel caso noi partiamo dal presupposto, come dire, che sì, c'è stato un atto a volte anche violento del rapporto tra la persona, l'uomo o la donna detenuta e la società, quindi uno strappo. Quello strappo va ricostruito come la stessa Costituzione italiana dice, quindi con una riabilitazione sociale. La WISP è uno di quei soggetti, forse quello più impegnato, ma questo lo dice il Presidente nazionale, non potrebbe la WISP, non potrebbe essere che così, forse il più impegnato, che all'interno del carcere cerca di costruire un ponte tra le detenute, i detenuti e la società, per ricostruire appunto un rapporto, che è un rapporto in questo caso di opportunità sportiva, quindi di un'infrastrutturazione sociale, un intervento pedagogico, sentivo appunto prima, per ridare un'opportunità e risanare quello strato. Credo che lo sforzo che bisognerebbe fare in questo paese credo sia proprio questo, in questa fase. Chiusi gli europei, ci affacciamo alle Olimpiadi, finiranno le Olimpiadi, dovremmo riuscire tutti gli operatori dello sport, ma non solo, sociologi, pedagoghi e quant'altro, riuscire davvero a definire in questo paese un grande dibattito sulla cultura sportiva e su come attraverso la cultura sportiva si può ricostruire un dibattito popolare, una passione popolare dello sport e quindi, come dicevo prima, un'etica della sconfitta, quindi non solo della vittoria della selezione. Il problema, a parte il vostro quotidiano impegno per reperire impianti e per far fare attività sportiva, il problema non è soltanto ludico e di divertimento, è un problema di salute. È ovvio che un giovane, un ragazzo che fa, ma anche un adulto che fa attività sportiva, è un giovane sano e quindi ha anche un minor costo sociale. Ecco, chiedo anche a Vincenzo Manco, sottolineando peraltro, conoscendo bene quel mondo, che quasi tutti
tutti i dirigenti, gli allenatori, i tecnici che lavorano negli enti di promozione e anche poi spesso nelle federazioni sportive del CONI lo fanno a titolo praticamente gratuito. È proprio così. Vede, sul terreno della salute, come ricordava prima, la WISP di recente, esattamente il 6 di aprile, ha tenuto un convegno nell'auletta dei gruppi parlamentari Montecitorio, recependo come prima organizzazione in Europa, quindi in tutta la regione europea, le nuove linee guida dell'OMS per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione e promozione della salute e attività fisica. Non ripeto, e ne approfitto per salutarlo tra l'altro, ciò che ha detto l'onorevole Fossati prima per quanto riguarda le percentuali, la sedentarietà, eccetera. E il secondo tema è quello che diceva lei adesso. C'è stato il 9 di maggio dell'anno scorso un'autoconvocazione cosiddetta del volontariato italiano, delle organizzazioni del volontariato italiano. Lì la WISP è intervenuta dicendo che nei 4 milioni e mezzo di volontari che sono registrati in questo paese, 1,5 milioni circa appartengono all'associazionismo sportivo, come ricordava Vittorio prima. E questi non sono previsti o, normati nella 266, che è la legge che riconosce il volontariato italiano. Stiamo cercando di capire, cercheremo di capire nel lavoro con la nuova legge sul terzo settore che è stata licenziata dalla Camera il 26 di maggio nel nostro paese, adesso partirà la decretazione attuativa, e cercheremo di capire se in quel lavoro ci possa essere un riconoscimento dell'associazionismo sportivo di base. L'onorevole Fossati è primo firmatario di una legge per il riconoscimento del valore sociale dello sport, speriamo dentro questa legislatura di riuscire a portarla a casa. Se mi permette faccio un ultimo passaggio sulla riflessione che l'onorevole Fossati faceva prima sul tema della scuola e il rapporto con il territorio. Io credo che se riuscissimo in questo paese a fare un ragionamento tra le tre grandi agenzie formative del nostro paese, famiglia, scuola e associazionismo sportivo, perché i nostri figli e le nostre figlie passano un bel po' di ore nell'arco della settimana nel rapporto con il proprio tecnico, dirigenti delle società sportive e quant'altro, si potrebbe mettere in piedi, ragionare da esperienze magari di territorio, piccole agenzie formative di prossimità, dalla disponibilità dell'impiantistica sportiva, dal rapporto sussidiario o a volte, giustamente come ricordava Vittoria, addirittura sostitutivo dell'associazionismo sportivo rispetto alle politiche dello sport, alle politiche pubbliche dello sport nel nostro paese. Ecco, in esperienze di prossimità di quartiere nelle nostre città si potrebbe cominciare a ragionare di come attraverso lo sport, la cultura del movimento, l'attività fisica si possono ricollegare una serie di politiche pubbliche che portano alla coesione sociale del nostro paese.